Bella raga, qua Bash, bentornati nel canale, oggi siamo qua con un nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Rush Duel e vi ricordo come sempre di lasciare un like per supportare la serie e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, dobbiamo sconfiggere gli altri due soldati di Goa, quindi andiamo subito a cercarli, che tanto c'è la minimappa, quindi non è che sia molto difficile trovarli, credo che non sia molto difficile, ok. Let's go! Soldato di Goa, vi espellerò da questo luogo, duelliamo. Oh, così, diretto. Va bene, let's go. Andiamo sempre con il nostro deck maximum. Dorò. Attenzione, si va a pescare la carta più forte del gioco, ovvero perforazione. Let's go, let's go. Si va di perforazione, signori. Enorme sta carta con... col mostro maximum è veramente forte. Ok, detto questo, noi andiamo in battle phase. E esattamente, Ndokoyokoyo. Let's go! Zero! Bam! Meno 3.500. Il soldato di Goa ci saluta. Attenzione, 1.200 punti. Doriado! Buono, raga, ci ha dato la ragazza accendi fuoco qua, accendi cuori. Questa carta è molto forte per il Drago Spell. Infatti appena ci avrò due o tre copie ce la mettiamo subito, perché praticamente ci fa posizionare una carta scintille o e una cortina scintille dal cimitero nella zona magia trappola. Molto forte. In più un mostro dell'oppo perde 500. Fortissima. Andiamo avanti. Wahahaha, non è vero. E invece è vero. E invece hai preso le pizze. Ok, adesso dobbiamo andare da quell'altro soldato di Goa. Ciao bello. Questi sono veri duelli, non come le sciocchezze che avete affrontato finora. Duelliamo. Vabbè, vuoi schiaffi pure tu. Si parte. Let's go, attacchiamo diretto con il Drago Bunker. Portiamo a casa quest'altra sfida. La porta a casa, signori. La porta a casa. Attenzione, GP ottenuti. Ah, io sono caduto. Ma Goa non cadrà mai. Senti un cancello aprirsi in lontananza. Ok, allora dobbiamo andare verso il cancello. Dobbiamo andare verso il cancello. Let's go. Eccolo il cancello, è questo qua. Sono proprio curioso che succede. Oh, quanta gente! Romin, riconosco questo posto. Ci siamo stati prima d'ora. Abbiamo preso una macchina del tempo? Siamo nel passato o nel futuro? Luke è fissato. Nail, l'ologramma. Benvenuti al giardino della curiosità. Nail. Yuga Odo. E tu il prescelto. Sono il prescelto, raga. Ah, sono il prescelto. Vi aspettavo. Potrei duellare con voi, ma sono ancora curioso di sapere se siete degni della mia opposizione. Io sono al Nexus. Se supererete le mie prove e mi troverete, vi affronterò. Dove è andato? È un fantasma. Era un ologramma. Preparate i vostri deck. Dobbiamo duellare per tutto il giardino di curiosità per arrivare a Nail. Ma qui tutti lavorano per Goa. Ogni impiegato della Goa è un duellante esperto. Dobbiamo stare attenti. Sfida il soldato di Goa a duello. Ok. Wow, dobbiamo sconfiggerli tutti. Sto solo facendo il mio lavoro. Fatevi sotto, duelliamo. Let's go. Let's go, attacco diretto. Il primo soldato di Goa è stato sconfitto. Ho perso. Ma ora che ho visto le tue abilità, so che non hai chance contro Nail. Perciò alla fine Goa sarà vittoriosa. Oh, che è successo?
Seth Bastian, ma che è un robot? Sei tu quello che ha scelto di diventare la prossima vittima di Goa? Il mio nome è Seth Bastian. Servo e massaggiatore personale di Nail. Ma in che senso? Ottimo, mi fa proprio male la schiena. Massaggiami queste contratture. Ma è una sedia massaggiante. Ma in che senso? Non credo proprio. Non sono una semplice poltrona, sono un trono massaggiatore. Sono l'elite, come Nail è degna di sedersi su di me. Ah, quindi Nail è una ragazza, io penso era un ragazzo. Allevierò i dolori e i fastidi di Nail, eliminandovi. Sei pronta a duellare? Pensavo che dovevo fare contro quegli altri soldati, invece direttamente così. Va bene, o meglio, meglio, let's go. Andiamo contro Seth Bastian. Andiamo di deck maximum, che questo sarà forte. Attenzione, parte la sfida contro Seth Bastian, la poltrona massaggiatrice di Nail. Andiamo di forbici. Attenzione, ho vinto. Andiamo secondi, va, andiamo secondi. Let's go, siamo contro la poltrona massaggiatrice. Beh, abbiamo già Dragias, sono contento, va bene così. Attenzione, Seth Bastian, Seth ha un mostro, Seth ha un altro mostro. Va a fare doppio tributo e Seth ha un mostro, incredibile. Dopo c'è da un attimo che carte usa, perché... Drawface, si va, pesco. Attenzione, la bestia magica. La bestia magica. È proprio la bestia magica. Spaventa sedia ossa. Vabbè, c'è il mazzo delle sedie praticamente. Allora intanto settiamo questa. E poi andiamo a settare anche i mostri. Non mi va ad evocare né il drago bunker né il drago Dragias, perché secondo me adesso non dobbiamo buttarci queste carte. Oppure sai che c'è? Ma sai che c'è? Ma che sti cazzi, ma ne evochiamo Dragias e vaffanculo. Let's go Dragias, entra in campo. Spettacolo Dragias, ragazzi, spettacolo, troppo bello. Un like per Dragias, per forza. Obbligati, siete obbligati a mettere like per Dragias, ragazzi, per forza. Entra in campo Dragias. Si va subito a attivare il suo effetto. Non faccio perforazione perché ha evocato tramite tributo un mostro in difesa con due tributi, quindi è inutile fare perforazione. Let's go, si va ad attaccare. 2005 c'ha. Ma che cazzo è? È un divano. Requisito: hai 8 più mostri in attacco a zona al tuo cimitero. 8 più mostri. Evoca specialmente un mostro dello set supremo, un attacco a zero a tua mano al tuo terreno in posizione attacco. È un gran divano questo. Via end phase, ragazzi. End phase, perché purtroppo siamo contro i divani. Il mazzo sedia. Attenzione, lo tributa, no, tributa il suo miglior divano. Blues del ribelle reale. Quello, se non sbaglio, ricicla demone. Sì, infatti. Scarta una carta e aggiunge un demone. No, lo speciala. Oh, bella sta mossa. Figa. Attenzione, lo tributa. E chiamo, che succede? E vabbè, la madonna, pure il teschio avvocato mi evochi. Teschio avvocato sul divano, attenzione, incredibile. Questo deck sarà meta, il teschio avvocato sul divano. Non me l'aspettavo. Però che fai? C'è 2005, che vuoi fa? Che vuoi fa? Tutto 2005, c'è. Mo che succede? Teschio avvocato si mette sul divano? End phase, attenzione. Si va, Drew. Ok, abbiamo un pezzo. Ora, vediamo un attimo cosa ho al cimitero. Se ho due draghi. Ho due draghi? No, non ho due draghi. Quindi, però potrei fare un magheggio. Potrei evocare loro due, evocare il drago bunker, che poi ci lascerà purtroppo, però, sti cazzi. E facciamo l'effetto. Che andremo a pescare tre carte. Comunque pescando tre carte è sempre buona come cosa. Poi evochiamo il drago fenice in difesa.
parte potevo fare anche questo di effetto. Non ci ho pensato, raga, non ci ho pensato. Faccio l'effetto di Dragias, magari milla un drago. Ok, abbiamo millato perforazione, quindi niente. Vabbò, vabbò. Allora, andiamo giù di drago. Di drago bunker. Andiamo giù di drago bunker. Perfetto, il nostro carissimo drago bunker. A.K.A. il pronipote del drago utensile. Eccolo, signori, il pronipote del drago utensile. Direttamente da Digiworld. Il drago bunker. Ok, let's go. E facciamo anche l'effetto. Già che ci siamo, facciamo l'effetto. Perché no? Andiamo a pescare tre carte. Ok, ok. Speriamo. Tre carte, ragazzi, devo pescare. Tre carte. Dorò. Ok, abbiamo un altro pezzo. Quindi andiamo a mettere in cima tre carte. E incimiamo il pezzo e i due draghi virtuosi. Anzi, incimiamo tutti e due i pezzi, sti cazzi. E ci lasciamo cortina di scintille, che almeno ci andrà a proteggere dopo. Così il drago virtuoso campa. Ok, requisito. Io proverei a fare anche una perforazione a buffo. Tanto che ci frega. Tanto che ci frega. C'ho 2005, metti che c'ha 0, gli fa un bel po' di danni. Dai, dai, let's go. Oh, 1005, gli ritogliamo. 1005, gli ritogliamo. Perfetto. Potrebbe fare un altro attacco, ma non c'ha senso. No, dai, non c'ha senso. Perché tanto dopo lui col teschio avvocato manderà attacca al drago bunker. Gli faccio cortina e scintille. E il teschio avvocato scoppia. Fortissima comunque. Cortina e scintille. Attenzione, doppio tributo. Che cazzo è, Boga? Oh. Che è, ninja? Un postino, che è? Seme ruler, l'evocatore oscuro. Ignorante questo. Che fa? Manda una carta a tua mano al cimitero. Evoca specialmente un mostro un attacco 0 a tua mano scoperto sul tuo terreno. Guadagna attacco pari alla sua difesa originale fino a fine di questo turno. No, greve, questo c'è pochi divani, raga. E qui è coso? Qui è il fattorino. Quello che ti porta il divano dentro casa. E coso? Come si chiama? Il magazziniere. Ai tempi delle leggende un trono regnava sul mondo. Molti competevano per ottenerlo, ma persino i vittoriosi sapevano che nessun sovrano regna per sempre. Ok. Ma mentre gli imperi si susseguono, il trono permane. Evoco trono dell'oscurità. E dai, il super divano. E eccolo che rientra il super divano. Va a 2005 il super divano. Battleface. Con chi attaccherà? Mi dispiace. Mi dispiace. Ma dobbiamo farlo. Volevo farlo contro il teschio avvocato, ma purtroppo ci tocca farlo adesso. Ci tocca farlo adesso. Vabbè. Era meglio se gli avessi distrutto il teschio avvocato, sinceramente. Bella, Drago Bunker. Era stato bello. Però almeno il drago bunker ci ha aiutato a smistare il mazzo. Ok. Sicuramente pesco due pezzi, perché lo so. Ah, lo so che pesco due pezzi. Incredibile. Due draghi virtuosi. Ora noi in teoria possiamo rifare un attimo. Intanto facciamo l'effetto del drago. Perché comunque sia, è sempre comodo fare l'effetto del drago. E abbiamo due draghetti. Il problema è che non possiamo lasciare in attacco il nostro drago virtuoso, altrimenti faremo una finaccia. Quindi dobbiamo per forza sbriccarci la mano, diciamo. Perché se no non si può fare niente. Quindi facciamo doppio tributo e niente. Sprechiamo il drago virtuoso così, però è l'unico modo, è questo. E ci teniamo quei due pezzi in mano. E non possiamo manco andare in battle phase, quindi niente, passiamo così. Attenzione, cambio di turno. Mind phase. Attenzione, effetto. Ok, attenzione, scarta una carta. Evoca un altro divano. No, flauto arcidemone evocatore. Vabbè, pensavo che avesse evocato un divano. Niente divano questo turno. Battle phase. Teschio evocato attaccherà il nostro P.
piccolissimo drago virtuoso. Purtroppo è così, va così. End phase. Allora dobbiamo pescare. Speriamo di pescare bene. Credo nel cuore delle carte. Draw. Insomma. Allora, posso anche permettermi di prendere un po' di danno, sinceramente. Quindi, let's go. Cerchiamo di... questo qua adesso è un problema, perché potrei millarmi la carta. Senti, non facciamo l'effetto Dryas. Va, facciamo direttamente l'effetto di ammazzere mistico. E speriamo di pescare bene. Allora, questo è il cuore delle carte, ragazzi. Dobbiamo credere nel cuore delle carte, perché ci serve solamente la parte centrale e possiamo evocare il Megazord. Quindi... Draw! Perforazione, però, perforazione. Perforazione non è mai male, perforazione. Vabbè, a sto punto facciamo l'effetto, sti cazzi. Ok, colpo di martello. Andiamo a settare il nostro mostriciattolo. Settiamo tanto... Allora, il fatto è questo, che lui c'ha colpo di martello. Siccome che prima abbiamo usato colpo di martello, mette perforazione coperta, secondo me mi pare un po' inutile. Quindi piuttosto la facciamo. Facciamo direttamente perforazione. Almeno facciamo un bel po' di danni. Ok, andiamo in battle phase. Meno 2005 diretti, signori. Fanno male, fanno molto male. Perfetto. Potrei fare un altro attacco, ma non mi va di schiantarmi, quindi end phase. Prossimo turno prenderemo un po' di danni, ma niente di che. Meno che non c'è poca tipo un divano con le ruote, non lo so. Decisione. Sebastian ci sta pensando. Vi ricordo, siamo contro una sedia massaggiatrice robot antropomorfa che parla. Una volta c'erano i mostri e gli dei egizi, adesso ci sono le sedie massaggianti che si trasformano. Attenzione, Sebastian pensa fortissimo. Chissà che sta a pensare. Setta un mostro, easy. Dai, attacca me con te schiavocato e via. Adesso se ero in Sebastian mi sarei schiantato con quell'altro e avrei fatto solo che danni. Ok, il nostro massione mistico ci saluta. Ci saluta anche il drago fenice. Oh, Dragias regge duro, raga. Dal primo turno che sta lì. Ok, peschiamo tre carte. Il cuore delle carte. Non voglio neanche vedere che pesco. Draw. Eccolo, signori, il cuore delle carte si fa sentire in tutta la sua potenza. Il cuore delle carte è proprio potenza massima. Let's go, anfora dell'avidità. Vogliamo chiudere questo duello, in questo attacco. Speriamo di pescare una perforazione. Attenzione, abbiamo pescato un colpo di martello. Ci teniamo tutto noi. Ci teniamo tutto. Allora, tanto è inutile che continuiamo ad avere il Dragias. Dragias, facciamo l'effetto che ci fa smistare. Ci fa smistare il deck. Ok. Dragias, è stato molto bello averti qua insieme a noi, ma adesso dobbiamo calare il Megazord. Go go Power Ranger! Let's go! Vieni fuori, macchina suprema sovrano magno. Dino Thunder, power A, ha! Eccolo, signori, il Megazord. Go, go, Power Ranger! Siamo pronti a chiudere il duello. Sblablablanged. Cattivissimo, eh? Andiamo a attivare subito l'effetto che ci pompa l'attacco. Vediamo una carta. Attenzione, ho un mostro di livello 8, mica poco. Mica poco. Let's go, andiamo a 5100. Potrei fare anche colpo di martello, che dite? Sì, facciamo colpo di martello, va. Siamo immuni, però sti cazzi. Bel colpo di martello, diretto in testa. E via. Let's go, andiamo a fare pulizia. Poi settiamo pure cortina scintilla, ma tanto inutile, però. La settiamo. E si va in battle phase. Attacco il teschio avvocato in modo che al prossimo turno possiamo rifare lo stesso effetto e ribustarci ancora di più. Perché comunque quello è livello 8. End phase. Sebastian
Questo è uno scontro tra Transformers. Un Megazord contro una serie Transformers. Attenzione, il nostro Sebastian pensa, non sa più che fare, lo mette in difesa. Ragazzi, se pesca una perforazione è finita. Devo pescare pure 5, quindi vediamo un po' cosa vuoi fare il nostro Sebastian. End phase, Sebastian. Drew! Sbam, signore, abbiamo pescato tutto quello che dovevamo pescare. Allora, intanto facciamo l'effetto di pomparci l'attacco. Ok, prendiamo questo. Let's go, let's go. Poi, dopodiché, facciamo potenza massima, signore. Troppo forte potenza massima. Andiamo al cimitero. Il doggo. Il nostro mostro si boosta pure l'attacco, oltre che leva la differenza. E in più infligge pure 1000, perché cioè che cosa vuoi di più della vita? Mi dispiace Sebastian, mi dispiace molto, ma devo dirtelo. Massaggiami le chiappe! E andiamo a vincere questo duello contro Sebastian. 1600 punti, attenzione, abbiamo vinto un divano! Cos'è quello? C'è un mostro strano. Aspetta, infocarta. Doubt, sovrano oscuro della sedia. No, vabbè. Questo è il signore dei divani. Manda la prima carta del tuo deck al cimitero. Questa carta guadagna attacco pari al livello di un altro mostro sul tuo terreno. Con attacco 0 per 500. Grosso, questo è il signore dei divani, signori. Poltrone sofà. Sponsor ufficiale di poltrone sofà. Bello, bello, let's go. Scrish, scrish. Pericolo, pericolo. Inizializzo modalità Orda di Goa. Orda di Goa. Seguace determinato. Se volete vedere Nenil, dovete sconfiggere 6666 duellanti nel giardino delle curiosità. Pare un po' eccessiva questa cosa. Stiamo scherzando? Sono troppi. È un bug. È un bug nella Goa per forza. 6666 contro di me non è giusto per te. Mi piace la tua sicurezza, Luke, ma sono tantissimi. Allora lascia che ti aiuti. Attenzione, personaggio misterioso. Che succede? Eccolo! Saburamen! Cambiare le regole nel bel mezzo di un evento non è giusto, né fa onore. Sì, mi viene da vomitare, lavoro per la Goa, ma persino io riconosco una fesseria. Attenzione, abbiamo il numero 6. Oh, Sushiko! Anch'io darò una mano con questi tizi di tirar sushi. Rain, anch'io, perché le regole giuste sono le migliori. Pure professoressa. Attenzione. Combatterò perché il futuro non venga annientato, il buon Yosh. C'è pure Toms. Sarebbe molto spaventoso, dice Toms. Roa, avete interrotto il mio concerto. Non mi è andata giù, ma soprattutto non è andata giù ai miei fan. Rino, lascia questi avversari a noi, signor presidente. Gagliardo, se stamoni tutti, oh. Grazie a tutti. Wow, i nostri rinforzi hanno rinforzi. Grande Luke, Luke Meta. Ascoltate. Vorrei che potessimo aiutare, ma non abbiamo le tessere di gioco. Non importa, avete fatto già più che abbastanza. Andiamo a cercare Nail. Dobbiamo andare nei Nexus. Guarda, chi stanno a fare tutti a schiaffi, stanno a fare. Enorme, la minimappa è impazzita. La minimappa è impazzita, ragazzi. Guardate la minimappa, è piena di cose. Ok, per questo episodio finisce qua. Mi raccomando, lasciate un like per supportare la serie. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. E attivate la campanella notifiche, così non vi perdete i video quando usciranno. Detto questo, vi saluto e ci becchiamo al prossimo video. Bella.